Buongiorno a tutti amici di Visione TV, torniamo a parlare di geopolitica e in particolare di Medio Oriente perché da giorni si attende l'annunciato attacco di Israele all'Iran e quindi l'attenzione di analisti ed esperti si sta focalizzando sul programma nucleare iraniano. E tra l'altro il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rivolto in un video pubblicato su X un ultimatum dal sapore della minaccia alla popolazione libanese, invitandola a liberare il paese da Hezbollah se non vuole avere delle ripercussioni molto gravi che potrebbero trascinare appunto il paese in un lungo abisso di guerra e renderla come Gaza. Ne parliamo oggi insieme a Pino Cabras. Ciao Pino, buongiorno. Buongiorno, ciao Enrica, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, senti Pino, partiamo dalla telefonata che è avvenuta tra Biden e Netanyahu, rappresenta anche la vicepresidente Kamala Harris, per parlare della risposta israeliana all'attacco lanciato dall'Iran il 1 ottobre, che era però un contrattacco rispetto a quello precedente israeliano, qua non finiremmo più. Il primo ministro israeliano ha detto che è intenzionato a colpire le strutture militari iraniane e ha anche spiegato che se non combattiamo Teheran moriamo. Vorrei che tu mi commentassi quello che sta proprio accadendo in queste ore. Direi che è una specie di strano dialogo fra il cane e la sua coda. Si fa sempre questo esempio nel caso del rapporto fra gli Stati Uniti, che sarebbero il cane, bello grosso tra l'altro, e questa coda che si permette molta autonomia, al punto da far dire a molti che spesso è la coda che agita il cane. È un dialogo sempre molto conflittuale perché attraversa lo stesso establishment statunitense. C'è una continuità praticamente fra il complesso militare industriale statunitense e quello israeliano, ci sono tante porte girevoli, non si capisce dove inizi l'uno e finisca l'altro, hanno strategie in parte comuni e in parte divergenti, perché comunque affrontare una guerra come questa, che Israele vuole da tanto tempo, la vuole a tutti i costi, per gli Stati Uniti ha dei costi diversi perché hanno un ruolo globale che potrebbe essere messo in discussione in relazione al loro rapporto con il mondo mediorientale, che è molto complicato. Quindi è l'ennesimo episodio anche di un dialogo fra i realisti e quelli ideologizzati. C'è una frazione dell'establishment statunitense che è intervenuto anche a volte proprio a gamba tesa per impedire delle fughe in avanti verso la guerra. Mi ricordo addirittura nel 2007 ci fu un documento di una parte dell'intelligence statunitense, che è bella complicata con tante agenzie, che smentiva invece quegli esponenti dell'amministrazione Bush, neocon soprattutto, che volevano spingere subito alla guerra. E quindi questo si complica di ulteriori fattori adesso, perché sicuramente l'Iran ha smesso di essere una potenza non nucleare dal punto di vista militare, non nel senso che abbia già l'arma, questo non lo sappiamo e non credo, però ha tolto fuori tutti i limiti e questo sposta sicuramente gli elementi dell'equazione mediorientale. Ecco, prima di arrivare alla questione del programma nucleare iraniano, ci torniamo tra poco. Rispetto a quello che stavi dicendo adesso, secondo te le rivelazioni che sono state fatte da Woodward nel suo ultimo libro, War, dove accenna anche, insomma, alla considerazione non proprio idilliaca che il presidente Biden avrebbe espresso su Netanyahu, può essere ricondotto anche a questi tentativi di fuga in avanti da parte di Israele nel cercare a tutti i costi il conflitto? Contrariamente al prestigio di cui gode Bob Woodward, non credo che sia un giornalista molto attendibile. Non lo era perfino nella inchiesta più famosa che gli ha dato la notorietà e il premio Pulitzer, quella sul Watergate, perché anche quella era una inchiesta profondamente condizionata dalle rivelazioni pilotate da ambienti della CIA. Lui è in qualche modo il ventriloquo di certe strategie abbastanza opache di ambienti dei servizi segreti che intervengono nell'informazione con
notizie anche spesso non verificabili e che rispondono ad altre strategie o altri scopi, quindi non ci conto molto sull'attendibilità di quello che dice. Certo, cercano anche di far emergere un'immagine di maggiore contrasto fra Biden e Netanyahu, anche per deresponsabilizzare gli Stati Uniti rispetto a certe scelte che potrebbero trascinarli. Quindi sarebbero state anche, insomma, delle rivelazioni un po' a tempo, dato che comunque ci sono ancora poche settimane prima delle elezioni presidenziali. Guarda caso questo libro uscirà poi la prossima settimana, e serve un po' a rimettere alcuni tasselli del puzzle al loro posto? Secondo me è un'interferenza dei servizi, ora non la saprò, non lo so valutare in tutte le sue implicazioni, perché dà un po' un colpo al cerchio, uno alla botte, presenta Trump come uno legato a Putin, cosa che viene usata strumentalmente dai democratici come un elemento di interferenza di cui diffidare, poi mette questi altri elementi in cui non fa una bella figura neanche la classe dirigente democratica. Non so lo scopo di questo libro, non mi sembra neanche alla fine decisivo nel tipo di rivelazioni che fa. Vorrei delle rivelazioni più di sostanza. Certo, allora tu prima parlavi giustamente del programma nucleare iraniano e insomma mostravi di avere comunque dei dubbi rispetto alle ricostruzioni che stanno avvenendo soprattutto sui media mainstream, perché si parla del fatto che l'Iran avrebbe abbastanza uranio da costruire dalle 2 alle 5 armi nucleari, in modo però da giustificare poi un attacco israeliano ai siti. Addirittura dopo la notizia del terremoto nella provincia di Semnan, sui social è scoppiata la speculazione che l'impulso sentito anche in alcune parti di Teheran sarebbe stato causato da un test nucleare iraniano. Che cosa c'è di vero, se c'è qualcosa in tutte queste speculazioni? È difficile dirlo perché le speculazioni si sono succedute negli anni senza molta sostanza. Netanyahu, che è abbonato a presentarsi all'ONU con dei cartelli che semplificano le cose, una volta si era presentato con un cartello che mostrava una bomba, che sembrava quelle dei cartoni animati di Will Coyote, rappresentata piena al 90%, diceva: attenzione, in poche settimane la porteranno al 100%. Per raffigurare un imminente possesso della bomba atomica da parte dell'Iran e giustificare un attacco già da allora. È praticamente il chiodo fisso di Netanyahu e soci. Non credo che una bomba di quel tipo si improvvisi. Ci sono state moltissime ispezioni da parte delle agenzie preposte, che hanno detto: no, qua si sta facendo soltanto il nucleare civile. Sicuramente oggi ci sono capacità di miniaturizzazione e di esperimenti con l'intelligenza artificiale che accorciano tantissimo la possibilità di realizzare un'arma, un ordigno di una certa complicazione, posto che bisogna arrivare all'uranio arricchito, che anche quello è un elemento che non è facile da costruire in certe quantità. I russi hanno sempre controllato, ad esempio, la quantità di uranio che entrava in Iran e quella che usciva, e da quello potevano dedurre tutta una serie di informazioni molto precise, molto accurate, anche perché i russi non volevano che l'Iran acquisisse la bomba. Oggi c'è un ripensamento da parte delle autorità iraniane, fanno ormai dei ballon de sé, come si suol dire, lanciano il segnale per vedere l'effetto che fa, in cui dicono certi deputati: dobbiamo rivedere questa dottrina che sino ad oggi impediva di avere l'arma nucleare. Senti, prima di addentrarci nella questione Libano e tra l'altro vedere anche quel video di cui parlavo all'inizio, che in cui Netanyahu rivolge questo appello, anzi più che appello, una vera e propria minaccia alla popolazione libanese, l'ufficio di Netanyahu ha riferito che anche Trump avrebbe telefonato al primo ministro israeliano la settimana scorsa per congratularsi delle sue azioni determinate e potenti contro Hezbollah. Vorrei sapere da te, qualora dovesse essere confermato, anzi eletto
rieletto Trump alla presidenza americana. Secondo te che cosa potrebbe accadere in Medio Oriente? Perché sul fronte Trump, diciamo che l'opinione pubblica, anche degli esperti, degli analisti del nostro settore, è decisamente spaccata tra coloro che comunque vedono queste uscite più come delle boutade a cui Trump ci ha aiutato negli anni, e altri che invece insomma temono che poi alla fine sulla geopolitica, almeno per quanto riguarda il fronte medio orientale, cambierebbe ben poco. Sì, Trump aveva aperto tanti fronti rispetto allo stato profondo americano, fronti conflittuali in cui lui giocava una partita da outsider, cioè proprio da fuori dagli schemi, che andava a toccare interessi molto profondi. Però cosa ha fatto? Ha cercato di coprirsi almeno dal lato di un punto dolente delle relazioni internazionali, che è quello con Israele, e lì è stato più che tradizionale, e addirittura ha mandato il suo genero, che è un ebreo diciamo molto legato a certe correnti dell'ebraismo più oltranzista nel sionismo, per regolare le nuove questioni del Medio Oriente. Lui ha nelle relazioni internazionali una continuità con una sua caratteristica, che è quella degli affari, e quindi pensa che anche la questione medio orientale possa essere risolta con un nuovo equilibrio in cui vengono ridimensionati gli iraniani, Israele diventa un po' il palo della giostra di una nuova situazione che pacifica le relazioni con il mondo arabo in nome degli affari, della ricostruzione. Però questo sconta in realtà un'insufficiente comprensione della complessità del Medio Oriente, che non si riduce certamente a questo, con attori che non accetterebbero neanche di farsi ridimensionare. I famosi disegnini di Netanyahu sono quelli per cui c'è un ruolo nuovo dell'Occidente, quindi anche degli Stati Uniti, magari anche quelli di Trump, che ridimensiona i BRICS e crea un corridoio, qualcuno lo chiama via del cotone, in cui Israele diventa il centro di un nuovo commercio. Non credo che sia un tipo di condotta realistica dal punto di vista diplomatico delle relazioni, anche perché stanno cambiando molto gli altri attori, in particolare i russi, che stanno rafforzando i loro legami anche militari con l'Iran. E qual è la situazione adesso in Libano? Beh, disastrosa, nel senso che Israele si è tolto i guanti nello stile di Gaza, quindi per raggiungere determinati obiettivi militari dichiarati colpisce in modo totalmente indifferente anche delle aree residenziali, con una quantità intollerabile di morti. Ha fatto più morti in 2 settimane in tutta la guerra del Libano del 2006, per dire. E sta tentando questa incursione nel Libano meridionale di terra, che però non funziona, perché Hezbollah sarà stata colpita in mille modi, ma è comunque una forza che si è preparata a lungo per questa guerra e sa come colpire nel proprio territorio questo tipo di tentativi. Anche oggi abbiamo notizie di un convoglio di carri armati che praticamente è stato distrutto. Quindi è una situazione veramente pericolosa, alla quale Israele vuole reagire alzando la posta e anche minacciando interventi più spietati, più crudeli. Infatti, adesso vorrei farvi vedere un estratto di questo video in cui Netanyahu minaccia proprio la popolazione libanese. Sembra anche in qualche modo invitarla, per il proprio bene, a liberare il paese da Hezbollah, per non rischiare di affrontare l'abisso di una lunga guerra che porterà alla distruzione e alla sofferenza, come a Gaza. Insomma, in questo video Netanyahu è chiarissimo. Però vediamolo insieme e poi lo commentiamo con Pino Cabras. The Lebanese people, you stand at a significant crossroads. It is your choice. You can now take back your country. You can return it to a path of peace and prosperity. If you don't, Hezbollah will continue to try to fight Israel from densely populated areas at your expense. It doesn't care if Lebanon is dragged into a wider war. Christians, Druze, Muslims, Sunnis, and Shiites, all of you are suffering because of Hezbollah's futile war against Israel. Today I ask every mother and every father in Lebanon,
a simple question. Is it worth it? Because it doesn't have to be that way. I know you want a better future for your children. So I'm speaking to all of you today. There is a better way. A better way for your children, for your cities, for your villages, for your country. You deserve to restore Lebanon to its days of tranquility. You deserve a Lebanon that is different. One country, one flag, one people. Don't let these terrorists destroy your future any more than they've already done. Stand up and take your country back. You have an opportunity that hasn't existed in decades. An opportunity to take care of the future of your children and grandchildren. You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. It doesn't have to be that way. Each of you can take a step for your future, even a small step. You can make a difference. L'abisso di una lunga guerra che porterà alla distruzione e alla sofferenza come a Gaza. E prima di questo estratto che abbiamo ascoltato, Netanyahu spiegava che Israele ha tutto il diritto di difendersi, insomma, poi rispolverava la solita retorica che, insomma, ben conosciamo. Vorrei sentire il tuo commento, Pino. Quelle che abbiamo appena ascoltato sono le parole di un volgare, cinico criminale di guerra, un personaggio pericoloso che usa una retorica paternalistica dicendo vogliamo fare delle cose per il vostro bene se vi comportate in un certo modo, ma sono sostanzialmente una minaccia di aggressione distruttiva, vuole distruggere tutto ciò che è in equilibrio pur precario in Libano, con la minaccia generica, la promessa generica di ripristinare un ordine in cui tutto si rimette a posto. Vediamo qual è l'ordine che può assicurare Israele. Israele ha occupato il Libano dal 1982 sino al 2000, creando una guerra civile spaventosa, creando divisioni, creando sofferenze disumane, provocando stragi continue. Ha destabilizzato profondamente quel paese e le conseguenze del precario equilibrio successivo, in cui il Libano si è rimesso a posto come ha potuto, cercando anche un equilibrio fra le varie etnie, ci sono 22 confessioni. Lui ha voglia di dire una bandiera, un territorio, una unità. È un paese composito e complicato, nel quale la soluzione non è certo quella di un agente coloniale che decide a suo modo quale equilibrio ci deve essere. E poi la questione per lui è eliminare di fatto la componente sciita, con i precedenti che vediamo è una logica comunque genocida, e fa il paio con le terribili dichiarazioni di altri esponenti del suo governo, come il suo ministro delle finanze Smotrich, che usano delle parole che possiamo bene mettere nello stesso tipo di file delle dichiarazioni di un nazista che minaccia una nazione di annichilimento. Ecco, su questo è stato condiviso un video proprio del ministro delle finanze israeliano in cui Smotrich afferma a chiare lettere di volere uno Stato ebraico che si estenda alla Palestina, alla Siria, all'Iraq, al Libano, alla Giordania, all'Egitto e all'Arabia Saudita. È scritto che il futuro di Gerusalemme è espandersi fino a Damasco. Ora, questi personaggi lo dicono apertamente, cioè diventa poi un po' difficile anche continuare a mascherare la narrazione, anche se i media sono praticamente tutti, no, asserviti a questo tipo di retorica. Quando verrà l'ora di capire qual è il vero obiettivo? E questo è uno degli aspetti più scandalosi della stampa occidentale. Penso a tutti i principali giornali, le principali testate che nascondono la sostanza e la gravità di quello che sta accadendo. È come se mostrassero le immagini di uno che ti sta puntando un lanciafiamme e tu cerchi di convincere il lettore, lo spettatore, che quello è solo un piccolo cerino che non fa danni. Vogliono incendiare il Medio Oriente, lo dicono, in tutti i modi, fanno i disegnini, li mostrano addirittura all'ONU insultando l'Assemblea Generale dell'ONU. E cosa vogliamo di più per capire che questi personaggi sono pericolosi, che sarebbero da bandire dalla realtà internazionale? Parlo proprio della classe dirigente attuale israeliana. Sarebbero da sanzionare pesantemente, questi sì
per il tipo di pericolo che ci stanno creando. E io credo che su questo ormai ci sia anche una battaglia in seno all'Occidente per nascondere la portata e la gravità di quello che sta accadendo. Tornando al video che abbiamo visto prima di Netanyahu, no? Questo appello che il premier israeliano rivolge alla popolazione libanese, il ministro degli esteri francese Barrot ha dichiarato che secondo lui queste sono soltanto delle provocazioni. Sei d'accordo con lui o in realtà sono tutt'altro che provocazioni, ma in qualche modo stava minacciando la popolazione libanese e così effettivamente farà se non asseconderanno i suoi desiderata? Il ministro francese dovrebbe ripassarsi il diritto internazionale, perché anche le minacce di guerra portate con una combinazione con atti di guerra concreti, sono dei crimini di guerra, quindi non sono derubricabili a una generica provocazione. Qua non ci stiamo mettendo un vestito che deve provocare una reazione, qua sono minacce concrete alla vita delle persone, tanto è vero che hanno provocato 1 milione di profughi interni, di sfollati all'interno del Libano, ed è un paese già terribilmente fragile da questo punto di vista. Ha una popolazione di 4 milioni e 800 mila abitanti, più o meno quanto la Sicilia, più 1,5 milioni di profughi che sono arrivati dalla Siria per le belle guerre che ha fatto l'Occidente per facilitare la vita dei popoli medio orientali, più 500 mila profughi ormai di seconda e terza generazione palestinesi. A questo aggiungiamo l'impatto di 1 milione di sfollati interni, di persone a cui è stato detto fuggite da lì, film già visto, è già successo a Gaza, perché lì stiamo per bombardare. Queste sono minacce, ma non sono provocazioni, sono crimini di guerra. A proposito di crimini di guerra, la Bolivia si è unita a caso Sudafrica versus Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia. Secondo te si sta muovendo effettivamente qualcosa o sono semplicemente degli atti così formali che però poi nel concreto non daranno seguito a nulla? Io penso che questi atti cresceranno di intensità perché sono ormai nella coscienza di milioni e milioni di esseri umani nel mondo. Le persone più attente, più vigili, quelli che tengono alla democrazia per davvero, che tengono ai diritti umani, non possono che essere favorevoli a una condanna anche giuridica delle azioni dei dirigenti israeliani. E quindi certo, Israele sta forzando la mano con delle vittorie sul campo, con questa preponderanza della sua forza soverchiante, ma sul piano della coscienza internazionale ha perso alcune battaglie decisive. Penso che non ci sia perdono possibile per certe azioni se non con un ridimensionamento delle ambizioni politiche dell'attuale classe dirigente israeliana, e quindi sostanzialmente con una loro sconfitta politica e diplomatica sul piano internazionale. E a proposito di crimini di guerra, tu già un anno fa su Facebook parlavi della disumanizzazione dell'avversario, riprendendo quelle dichiarazioni aberranti di Gallant sugli animali non umani, rivolta ovviamente ai palestinesi. Il 7 ottobre la gran cassa mediatica ovviamente ha parlato in maniera unilaterale, ha celebrato in maniera unilaterale i fatti del 7 ottobre, rimane però il fatto che questi fatti siano stati strumentalizzati, lo si diceva anche prima, da Israele per compiere un genocidio e portare avanti insomma i propri interessi. Perché non si riesce a mostrare all'opinione pubblica e anche ai colleghi giornalisti questo schema della disumanizzazione, della criminalizzazione del nemico che arriva proprio a disumanizzarlo? Credo che lo dico con un'immagine. Pensiamo a quello che diceva Primo Levi. Lui diceva che quando tu metti come premessa di un sillogismo il fatto che ci sono delle persone che contano meno di te nell'ambito della tua comunità e che quindi gli atti giuridici devono andare contro quelle persone, alla fine della catena del sillogismo c'è il lager. Se tu come premessa disumanizzi una categoria umana,
Non importa che la questione abbia avuto un suo sviluppo tragico e terrificante con l'olocausto della Seconda Guerra Mondiale, si applica anche ad altri ambiti umani, ad altre comunità. Cioè non è solo una questione del mondo ebraico, è una questione del modo di organizzarsi da parte di una comunità umana senza riconoscerne un'altra. E lo sta facendo in questo momento la classe dirigente israeliana. Il post che citi era, se non sbaglio, dell'8 ottobre dell'anno scorso, quindi è passato un anno, c'era già tutto, perché Gallant parlava dei palestinesi come animali umani che non avevano pari dignità e contro i quali si poteva esercitare il massimo della potenza. Ed è quello che è avvenuto. Quindi non è neanche questione di complotti, raccontano quello che vogliono fare e va saputo riconoscere. Purtroppo nel mondo occidentale la gran parte della stampa più importante è ancora condizionata da una posizione filo-israeliana che non ha più ragione di essere, che è smentita quotidianamente dai fatti, e quando torneranno indietro inventeranno delle scuse per dire noi non sapevamo, ecco, possono prevedere anche questo. Sempre in questo post tu scrivevi anche che il contatore della storia non è iniziato il 7 ottobre perché Gaza è da decenni una prigione a cielo aperto, e rileggere quello che tu hai scritto proprio adesso a un anno di distanza è effettivamente insomma, fa pensare, proprio perché, come dicevo prima, c'è stato, no, questo grande anniversario, però tutta l'attenzione si è focalizzata solo unicamente su Israele e non su quello che è capitato dopo, ma neanche su quello che capita da decenni. Il punto è proprio questo, che non esiste solo la cronaca, esiste la storia. In queste materie conta tantissimo. La storia è uno strumento concettuale che può essere usato in due modi: o per fare memoria, una memoria anche umile, di ricerca e paziente, aperta verso la dimensione temporale che è veramente lunga, oppure può essere usata per manipolare, può essere una maestra la storia o può essere una maestrina che pretende di cambiare la testa in modo disonesto alle persone. Io penso che la storia debba essere sempre maestra nel valutare eventi di questa portata, e quindi significa non interrompere il contatore, non pensare che tutto inizi da una determinata data. C'è tutta una storia pregressa, c'è il 7 ottobre, ma c'è il 6 ottobre, c'è il 7 ottobre di 50 anni fa, ci sono tanti elementi che invece vengono troppo appiattiti dalla maggior parte dei commentatori, che con questo, come per altri campi, imbrogliano lettori e spettatori. Grazie Pino per essere stato con me. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Continua sempre la nostra programmazione, anche se in questi giorni, in queste settimane, non ci sarà Francesco Toscano. Vi ricordo che potete anche andare sul sito di Visione Editore per acquistare la nostra rivista, i numeri del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. E poi era partita la grafica delle donazioni, ovviamente per continuare a supportare il nostro lavoro, la nostra informazione libera e indipendente. Vi chiediamo anche di aiutare, di continuare a supportarci. Qua trovate la grafica e ovviamente la trovate anche sul sito invece di Visione TV. Grazie a tutti per essere stati con noi, buona continuazione.